Domenico Di Gaetano. Buongiorno a tutti, soltanto due brevi parole. In questi mesi abbiamo discusso molto nel comitato di gestione insieme al Presidente per capire effettivamente come fare per riuscire a portare a termine i tre festival. I tre direttori, tutti e tre, hanno lavorato benissimo, sono stati veramente molto coraggiosi nell'andare avanti, nel cercare di fare un programma pur in condizioni effettivamente piuttosto complesse. E questo del Cinema Ambiente dall'1 al 4 ottobre è il primo, e ci saranno poi gli altri, Lovers naturalmente, il Torino Film Festival, e come Museo del Cinema, quindi siamo molto contenti, anche perché da quest'anno, per quanto riguarda la novità di Cinema Ambiente, che effettivamente è un festival del Museo del Cinema. Abbiamo siglato quindi un accordo, insomma, alcuni mesi fa, per cui il FES è organizzato interamente dal Museo del Cinema, e questo fa parte, insomma, della strategia, come diceva prima il Presidente, di salvaguardia dell'ambiente, nel senso che il Museo vuole effettivamente parlare sempre di più di questi temi. Paradossalmente le tematiche ambientali sono un tema troppo importante persino per essere racchiuso solo in un FES di cinema. Per quello stiamo studiando insieme a Gaetano Capizza, al comitato di gestione, al Presidente, stiamo studiando una serie di eventi anche che parlino sempre di ambiente al di fuori, diciamo così, del cinema, o comunque che tocchino sempre il cinema. Non rubo altro spazio alla spiegazione del programma e saluti istituzionali, per cui vi ringrazio molto per essere venuti qui. Assessore all'ambiente della Regione Piemonte. Allora, grazie mille per l'invito. Io sono veramente contento di essere qui. Beh, nel tempio, come avete detto, dell'Antonelli, poi arrivo da Novara, quindi per me è un grande orgoglio far parte di questa squadra. Ovviamente porto i saluti ovviamente anche del Presidente, Alberto Cirio, e diciamo che voi siete stati un po' i pionieri, perché 26 edizioni, e in effetti se torniamo indietro nel tempo, probabilmente quando si parlava di ambiente dava anche fastidio. Dava fastidio allo sviluppo, all'industria, e oggi si vedono le conseguenze, nel senso che non si è mai pensato che invece l'ambiente poteva essere un'occasione per lo sviluppo economico. Quindi noi abbiamo un approccio molto pragmatico e poco ideologico per quanto riguarda le tematiche ambientali. Io ho visto qualche film, cortometraggio delle vecchie edizioni, e si vede anche la crudità a volte di alcune scene, cioè di quello che veramente accade, perché noi magari ci occupiamo del nostro territorio, ma non basta fare le politiche a livello regionale, ma forse neanche a livello nazionale, e ahimè ci sono molte nazioni all'interno del nostro pianeta che invece non hanno ancora forse capito, e si vedono gli effetti, ne parlavamo prima anche sul discorso enogastronomico. La temperatura si è innalzata e questo può danneggiare i nostri prodotti. Ogni volta che piove nella nostra città, nel capoluogo, non è più un evento normale, ma diventa un evento violento, e da qui, infatti, ne discutevamo prima sul tema dell'acqua, dei rifiuti, dell'energia. Siamo in un momento importante, quindi il 2020 anche col cinema sarà importante, perché darà il via a una nuova stagione. Io mi auguro un nuovo modo di pensare, e qui dovremo utilizzare al meglio le risorse che ci darà l'Europa. Il Recovery Fund, almeno hanno dichiarato che il 37% verranno destinati a tematiche ambientali. La Regione Piemonte farà altrettanto con le nostre, diciamo, politiche del Fondo di Sviluppo regionale, ma anche i fondi di sviluppo e coesione. Parlavamo prima con il Presidente di SMAT, ci sono tante tematiche sull'acqua, che è il bene più prezioso. Quindi diciamo che ci avviamo a una decade che dovrà cambiare completamente la visione di approccio economico della nostra regione, ma penso anche dell'Europa stesso. Quindi sono tematiche che vanno valorizzate e vanno fatte vedere principalmente alle nuove generazioni, che poi sono quelle che hanno un po' spinto in questi anni ad avere un cambiamento, perché gli effetti ormai si vedono. E ahimè, tutto quello che noi facciamo in questo momento probabilmente si vedranno nei prossimi 10, 20, 30 anni. Quindi anche i documenti, perché io più che film, io li chiamerei documenti, riusciranno a testare che in effetti si è fatto poco, si è fatto male. Invece oggi c'è più consapevolezza da parte di tutti che bisogna spingere, bisogna unire l'ambiente all'economia e farla diventare una risorsa. Quindi veramente complimenti. Io quest'anno è un anno particolare, l'avete dichiarato, si è fatto un po' di fatica a organizzare tutto, perché avevamo la mente, insomma, un po' destinata all'aspetto della pandemia e della
di tutto quello che è accaduto in Piemonte, che ci ha colpito violentemente. Però dall'anno prossimo, visto che siamo un po' all'inizio del nostro mandato, mi impegno insomma a trovare delle collaborazioni per far crescere questo cinema ambiente, questo festival, perché ritengo che sia fondamentale. Ripeto, parlavamo del discorso delle scuole, delle cooperazioni con altri festival, magari unire gli intenti e farla diventare veramente un punto di riferimento, anche se lo è già, ma molto di più anche a livello europeo. Quindi veramente in bocca al lupo. Verrò a visitare insomma dal 1 ottobre tutti gli eventi e mi auguro che veramente possa scuotere in qualcuno ancora che magari non ci crede quelli che sono le insomma la programmazione, le idee che dobbiamo mettere in campo per i prossimi anni. Quindi grazie ancora. L'assessore all'ambiente della città di Torino è collegato via Zoom, però forse non è possibile trasmetterlo perché non era prevista la sua... Va bene. Ha scritto un messaggio? Sì, ci manda i saluti, va bene. Vedremo un attimo. Il festival è sostenuto, come sapete, ormai storicamente da... sponsor, da aziende che lo sostengono economicamente, ma anche diciamo a livello di contenuti, perché c'è uno scambio poi tra l'organizzazione del festival e le aziende con cui operiamo. Il main sponsor è IREN. Abbiamo qui il dottor Bergandi a cui darei la parola per un saluto, eccetera. Poi vedo. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. È stato detto più volte, quest'anno è un anno particolare, tutti gli effetti, anche nella scelta della nostra presenza abbiamo sottolineato la particolarità di quest'anno ed è particolare anche per noi, perché proprio quest'anno festeggiamo i 10 anni di costituzione della nostra azienda. Quindi ci auguriamo che sia, ma sicuramente lo sarà, un festival di grande successo. Ancora grazie e lascio la parola a Gaetano. Grazie. Grazie per le mascherine che sono molto carine, andranno a Ruba. Queste mascherine verranno distribuite al pubblico, per cui speriamo di fare una cosa utile. C'è l'ingegner Romano che non vuole parlare assolutamente. SMAT è un pilastro di cinema ambiente, ormai abbiamo calcolato l'altro giorno 20 anni più o meno che andiamo avanti insieme a proporre iniziative sui temi dell'acqua, eccetera. E anche quest'anno ringraziamo. C'è il dottor Rinaldini, che è il presidente di Ricrea, che inviterei a venire, è uno sponsor che dall'anno scorso ci segue molto, con molto piacere, e prego, così ci può parlare anche di Ricrea. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Noi siamo, questo credo che sia il secondo anno di collaborazione, siamo molto felici, anche perché, come è già stato detto, l'ambiente è un tema che oggi ci coinvolge e direi comincia ad appassionare molta gente, questo è un bene. Ecco, io approfitto anche per dare qualche informazione, perché quando si parla di rifiuti si pensa, o tutti pensiamo immediatamente all'imballaggio, e questo è vero. L'imballaggio che cosa rappresenta sul totale dei rifiuti? Parlo del mercato italiano. Allora, sul mercato italiano vengono immesse oltre 173 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui l'imballaggio rappresenta 13,5 milioni, quindi poco più dell'8%. Il sistema CONAI, che è il sistema istituito nel 1997 che si occupa dell'organizzazione della raccolta, l'anno scorso ha riciclato mediamente tra tutti gli imballaggi il 70%. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che noi in Italia abbiamo un sistema che funziona bene grazie alla collaborazione dei comuni, alla raccolta differenziata, e che secondo me rappresenta un'eccellenza. Questo lo dico perché molto spesso viene poco sottolineato. Per quanto riguarda noi, Consorzio Ricrea, che facciamo parte di questo sistema e che ci occupiamo dell'imballaggio in acciaio, tanto per dire, sono le scatolette del tonno, le scatole dei pelati, gli aerosol, eccetera, noi l'anno scorso abbiamo
grazie al sistema della raccolta differenziata, raccolto e riciclato l'82% dell'immesso al consumo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in Italia abbiamo già raggiunto e superato l'obiettivo dell'80% che la direttiva europea sull'economia circolare ci assegna per il 2030. Dico questo perché si parla spesso di cose che non vanno. Ecco, questa è un qualche cosa che in Italia funziona bene, cioè il sistema funziona, ha raggiunto gli obiettivi. Chiaramente l'obiettivo è di raggiungere il 100%, ci stiamo lavorando, però ricordiamoci questo: imballaggi rappresenta l'8% del totale dei rifiuti e l'anno scorso ha riciclato mediamente il 70% su tutti i materiali, quindi è qualcosa che, di cui credo noi italiani possiamo e dobbiamo andare fieri. Grazie. Dottor Rinaldini, questa è, diciamo, una delle cose che funzionano in Italia, sono i consorzi di riciclaggio che sono stati istituiti anni fa. Ecco, io adesso passerei, abbiamo ancora uno sponsor importante che è Asia, però non vedo qui il dottor Rebaudengo o qualche rappresentante, lo salutiamo perché probabilmente ci sta seguendo su Zoom, no? Perché questa conferenza stampa è on site, cioè siamo noi che siamo qua, e online, per cui ci sono molti giornalisti e appassionati che ci stanno seguendo sia sul canale Zoom sia sul canale social di Facebook di Cinema Ambiente. Non so, qualcuno di voi saprà che durante il lockdown abbiamo organizzato una rassegna di film in streaming, si chiama Cinema Ambiente a casa tua, insieme al Ministero dell'Ambiente, che oltre ad aver avuto un grande riscontro di pubblico e di stampa, così ci ha fatto capire le potenzialità della rete, no? Quest'anno abbiamo voluto in questo festival coniugare i due aspetti, quello fondamentale della presenza in sala, perché il fatto di vedere un film in una sala cinematografica insieme a delle altre persone, soprattutto in un festival, no? In cui ci sono scambi anche di impressioni, eccetera, è la parte fondamentale. E questo, devo dire, grazie al Museo del Cinema, al Presidente Ghigo e Domenico De Gaetano, abbiamo voluto ribadire, insomma, ritornare con tutta la prudenza del caso nelle sale cinematografiche. Noi facciamo un po' da apripista come Cinema Ambiente a questo ritorno dei festival nella sala, ma abbiamo anche, diciamo, conservato il meglio dell'esperienza online, per cui una parte dei film saranno trasmessi in streaming sul sito di My Movies, che è un po' il sito di riferimento per il cinema in Italia, e anche gli incontri saranno in videoconferenza. Ecco, già oggi abbiamo questa trasmissione della conferenza stampa in videoconferenza. I giornalisti collegati possono fare delle domande, scrivere nella chat, raccoglieremo queste domande e poi alla fine risponderemo alle domande dei giornalisti presenti e di quelli che sono, ci stanno seguendo in Zoom. Un'altra, diciamo, delle conseguenze di questa scelta è che quest'anno non avremo gli ospiti presenti a Torino fisicamente, almeno ne avremo una piccola parte, cioè solo gli italiani, perché non era troppo complicato per noi far arrivare gente dal resto del mondo, anche solo dalla Francia, eccetera. Però quasi tutti i registi e quasi tutti i protagonisti dei film saranno presenti sul grande schermo, perché ci collegheremo dopo ogni film con loro e potranno interagire direttamente col pubblico, per cui il pubblico potrà fare delle domande, potranno rispondere, per cui abbiamo, se non il 100% dei registi presenti, quasi, ecco, per cui non avremo Ron Howard perché lui non si collega, eccetera. Dico Ron Howard perché è il regista del film di apertura del festival, Rebuilding Paradise, di cui possiamo vedere un breve clip. Oggi volevamo organizzare la conferenza stampa in questo modo, che mentre parlo di un film possiamo vedere il clip di un minuto, il trailer del film sullo schermo, per cui se riuscite a mandare il clip di Rebuilding Paradise, magari abbassando un po' l'audio,
Paradise è una cittadina della California che in poche ore è stata distrutta da uno di questi big fire, dei grandi incendi che si stanno scatenando un po' in giro per il mondo, ma soprattutto in California. In poche ore il paese è stato ridotto in quel modo lì. Ron Howard, che con la sua visionarietà è riuscito a costruire questo documentario che vediamo in anteprima italiana, per cui Rebuilding Paradise, fin di apertura sui grandi incendi che sono conseguenza del cambiamento climatico, ormai questo è del riscaldamento climatico più che del cambiamento. E questo è le conseguenze, gente sul lastrico, morti, soprattutto i pompieri, insomma, che si dedicano a quest'opera di spegnimento con tutte le loro forze. In poche ore sono diventati delle persone senza casa, accampate, in tende, hanno perso tutto. E questo succede sempre più spesso e nelle varie parti del mondo, anche in Piemonte abbiamo avuto le nostre tragedie. Questo come film di apertura. Avremo in chiusura invece un altro film che riguarda un po' i cambiamenti climatici, però è propositivo. Il film si chiama The Great Green Wall, il grande muro verde, è regia di Jared Scott. Jared Scott è un regista americano, un amico di Cinema Ambiente, ha vinto il festival qualche anno fa, e riguarda la costruzione di un muro di alberi di 8.000 chilometri che attraverserà l'Africa da una costa all'altra, profondo 20 chilometri, per fermare l'avanzata del deserto. È un accordo panafricano, sono messi d'accordo per dopo tanti anni vari governi. Qui vedete la grafica di questo muro, ed è anche è un'operazione internazionale, per cui anche star, cantanti, musicisti eccetera si stanno impegnando nella raccolta fondi per continuare la costruzione di questo muro. E noi avremo presente sullo schermo sia il regista Jared Scott che Inna Madia, che è una cantante africana molto brava e conosciuta nel mondo, che è un po', diciamo, la testimonial numero uno di questa operazione. E questo per sui cambiamenti climatici. Poi ci sono anche molti altri film all'interno del festival, perché come sapete ormai tutta la comunità scientifica mondiale ritiene che è il problema numero uno. E anche qua i vertici del Museo del Cinema hanno indossato oggi questo giubbotto, perché è diciamo un'emergenza, no? Ecco, volevamo comunicare questa emergenza dei cambiamenti climatici. Ecco, e un altro dei temi che attraversa il festival da qualche anno è quello del protagonismo giovanile, di come i giovani stanno ritornando un po' sulla breccia e stanno chiedendo di essere ascoltati. Questo grazie alla icona Greta Thunberg, ma anche prima. Per cui noi sull'attivismo, diciamo, su chi si mette in gioco per fare qualcosa, per fermare, diciamo, stoppare in qualche modo il cambiamento climatico, abbiamo diverse testimonianze. Un film è The Troublemaker, che forse abbiamo la clip. Troublemaker è un film sulla nascita del movimento Extinction Rebellion. È un movimento che è nato in Inghilterra e in Inghilterra ha fatto, insomma, delle grandi mobilitazioni. Forse no, questo non abbiamo il clip, invece abbiamo il clip di un altro film che ci riguarda più da vicino, che è Ragazzi Irresponsabili, sul movimento di Greta. Questo è il film, ecco, in cui appare Torino molte volte, perché Torino comunque è uno snodo importante del movimento Fridays for Future. Tra l'altro dovremmo avere in sala Luca. Dove sei, Luca? Fatti vedere. Ecco, vieni qua. Ecco, Luca fa parte del movimento Fridays for Future, che ci puoi magari dire cosa state combinando e soprattutto dove siete finiti in questo periodo di pandemia. Sì, allora, buongiorno a tutti. Sì, questo film, Ragazzi Responsabili, racconta del movimento Fridays for Future principalmente in Italia e principalmente a Torino, perché comunque è una delle città in cui
si è sviluppato meglio, ha coinvolto più persone, e racconta l'esperienza che va dalla nascita, quindi quasi un anno e mezzo fa, a dicembre del 2018, fino allo sciopero del 27 settembre di un anno fa, quindi esattamente quasi un anno fa, proprio 27 settembre del 2019. Da lì poi, ovviamente, con l'arrivare del nuovo anno ci siamo dovuti fermare a causa dell'emergenza sanitaria e abbiamo spostato tutte le attività invece online, cercando di fare da una parte più informazione e formazione, quindi spiegare meglio quali erano gli effetti dei cambiamenti climatici, quali erano le possibili soluzioni, e abbiamo lanciato una campagna con 200 professori universitari di tutta Italia che si chiama Ritorno al Futuro, con delle proposte concrete per risolvere la crisi climatica e arrivare a zero emissioni di anidride carbonica. E dall'altra parte ci siamo un po' riorganizzati per ricominciare al meglio quando fosse stato possibile. Adesso questo momento si sta avvicinando, stiamo ritornando a organizzare delle mobilitazioni con gli studenti di tutta Italia che ci seguono. La prima sarà il 9 ottobre, quindi una settimana dopo l'inizio del festival, e siamo felicissimi infatti che Gaetano ci abbia invitato a partecipare, perché il cinema secondo me è uno dei primi modi in cui si può prendere coscienza della gravità di questa crisi che viviamo. Molti di noi si sono interessati all'attivismo climatico grazie a film, documentari, da quelli di Leonardo DiCaprio a quelli più recenti, e quindi è un mezzo veramente pazzesco secondo me per raggiungere tante coscienze e svegliare anche quelle un po' più dormienti. Va bene, grazie. No, grazie. Speriamo di vedervi nuovamente in azione. Continuiamo, diciamo, in questa carrellata abbiamo anche delle visioni storiche sul movimento ambientalista. C'è un film, Ez Eskeri Casco, no? di cui forse abbiamo le immagini, che è un film sulla nascita del movimento antinucleare. Ez Eskeri Casco è una frase basca che significa no grazie, quando c'era il famoso movimento nucleare no grazie, era uno. Ecco, e qui ripercorre un po' la storia della nascita di questo movimento, che è la nascita del movimento ambientalista nel mondo, ecco, no? Con le immagini storiche, è un film molto bello perché ripropone i protagonisti di quegli anni, gli anni 70, che erano un po' la base della nascita di questa cosa. Abbiamo un film molto bello, La rivelazione di Giona, una coppia di registi, i coniugi Grotowski, che sono stati già qua a Torino vari anni, che si occupano di oceani e di grandi mammiferi. Gli oceani hanno delle immagini incredibili, abbiamo questa anteprima italiana, un po' come tutti i film, quasi tutti i film che sono presentati a Cinemambiente sono in anteprima italiana, pur non essendoci il concorso, pur non vincendo denaro eccetera, c'è stato, ecco, è arrivato adesso, poi diamo la parola, abbiamo un film che mi ha colpito molto, è un film su Gianni Berengo Gardin, il fotografo, uno forse il più grande fotografo italiano vivente, veneziano, novantenne, che a 90 anni si è messo in gioco e ha aderito, diciamo, al movimento così, contro l'ingresso delle grandi navi nella sua città, Venezia, e su Venezia come grande Luna Park del turismo internazionale, per cui Berengo Gardini, che starà a Torino, appunto ci regalerà un po' le sue immagini che tutti abbiamo visto, fanno parte ormai dell'immaginario di tutti noi, e dimostra come, insomma, anche a 90 anni si può incidere, no, nel dibattito che è attuale, dell'attualità. Anche questo è un film su Gianni Berengo Gardin, ma un film americano degli Stati Uniti, e viene dato in anteprima italiana qui a Cinema Ambiente. Abbiamo ancora Amazonian Cosmos, su un film molto curioso, perché è il punto di vista della società occidentale da parte dei nativi dell'Amazzonia. Ecco, no? Loro sono invitati a un convegno internazionale contro i cambiamenti climatici dall'Amazzonia, mandano gli sciamani, e questi sciamani... vediamo il punto di vista di queste popolazioni native sulla nostra società. Ecco, per una volta, diciamo, i ruoli si sono ribaltati, per cui è un film che è molto coinvolgente. Abbiamo ancora, andando velocemente, un film sulla costellazione, sul turismo stellare, diciamo. Abbiamo la clip, questo, un film
sui grandi osservatori astronomici e sull'impatto che hanno su sull'impatto che hanno sul, nei luoghi dove vengono costruite. Ad esempio, in questo luogo remotissimo si è creato un turismo astronomico, diciamo, tra virgolette, vedete, e anche c'erano tutti questi impianti, e anche, diciamo, una denuncia sull'inquinamento luminoso, che ormai è sempre più diffuso ed è sempre più difficile trovare dei punti di osservazione scuri. Finiamo con un altro film girato a Torino, che è Toward. Sapete che a Torino c'è stata un'iniziativa molto bella di arredo urbano, per cui sono stati dipinti 17 più 1 murales sui 17 obiettivi del millennio delle Nazioni Unite. È un'operazione complessa, e chiamerei qui Roberto Mastroianni gentilmente a spiegarcelo velocemente. Roberto Mastroianni ha un sacco di ruoli, no? Per cui non so come ti devo citare, forse in questo caso come direttore scientifico di questa operazione. Sì, grazie Gaetano. Buongiorno a tutti. Sì, Università di Torino oggi. A Torino esiste prima in Europa una cattedra UNESCO in sviluppo sostenibile e management territoriale, nata più di 10 anni fa, quasi 20. Un'eccellenza internazionale che dimostra che, come dire, l'Università di Torino aveva dall'interno delle sensibilità importanti rispetto al cambiamento climatico, alla sostenibilità. Io ho accettato con piacere di venire qua oggi, ho accettato l'invito di Gaetano, perché da molti anni collaboriamo su molte attività di natura legata alla sostenibilità ambientale. Nel 2017, 2018, 2019 la città di Torino, insieme a un'azienda di territorio, una multinazionale di territorio che è la Lavazza, e all'ASVIS, che è l'Alleanza Italiana sullo Sviluppo Sostenibile, hanno deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione e educazione ai 17 Global Goal ONU inseriti nell'agenda 2030, e lo hanno fatto scegliendo un'eccellenza torinese, che è il percorso sul muralismo urbano e la street art, che in Italia da 20 anni, cioè che a Torino vede prima in Italia da 20 anni un processo di istituzionalizzazione e legalizzazione del fenomeno. La città di Torino, quindi, insieme a Lavazza e ASIS, ha scelto questo come linguaggio della contemporaneità, realizzando 18 grandi muri su tutto il tessuto metropolitano, di 18 artisti internazionali, 17 un muro per ogni artista e ogni global goal, più il 18° muro, in cui che si intitola Toward 2030, What Are You Doing?, che è un call to action che Lavazza e Città di Torino hanno immaginato essere l'apporto della città. Questa operazione ha reso, e lo si dice senza paura di essere smentiti, ha reso, questa operazione produce una galleria di muri che si collega a quelli precedenti, di Picturin e altri, ma con questa operazione la città di Torino è diventata la prima ambasciatrice al mondo dell'Agenda 2030, e lo ha fatto mettendo assieme un sistema pubblico-privato nello spirito dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che è guidata da Enrico Giovannini. Tutta l'operazione è accompagnata da un libro catalogo che è stato pubblicato da Feltrinelli, io ne sono uno dei curatori. C'è in questo momento una mostra in corso a Palazzo Reale, che vede tra i Giardini Reali e la Galleria Sabauda la restituzione di tutta questa mostra, che ha anche le fotografie di una grande fotografa della street art, che è Marta Cooper, grande storica fotografa del graffiti writing della street art, che di cui presenteremo, come dire, un gruppo di ragazzi, hanno Elis Caracci e Alessandro Genitori, con la loro, hanno registrato già un documentario su tutta questa operazione, di cui avete visto un minuto, che noi presenteremo il 2 ottobre alle 20:30, grazie all'invito di Gaetano. E ci teniamo molto, perché dimostra come questa città e questa regione sia in grado di fare operazioni di sistema, soprattutto di innovazione, che è sempre innovazione economica, sociale, tecnologica e civica. Sarà interessante questo incontro del 2 ottobre, perché ci saranno, oltre
oltre le chiacchiere di introduzione di questa operazione, di questo film, anche alcuni degli artisti internazionali che hanno, partecipato al progetto. Grazie. Un ospite che non, di cui non, no, di cui non si può parlare. Grazie. Prima di passare grazie la parola all'assessore Unia che ci ha raggiunto, volevo sottolineare che presenteremo un altro film prodotto a Torino, un film storico, diciamo, che quest'anno ha un compleanno, il decennale, che è 40%, un film prodotto dalla cooperativa Arcobaleno. Cooperativa Arcobaleno, quelli di Cartesio che recuperano la carta, eccetera. Siccome è un film a cui siamo molto vicini, insomma, con la cooperativa Arcobaleno collaboriamo tutti gli anni, abbiamo, insomma, volentieri presentiamo questo film. Abbiamo qui il presidente della cooperativa Arcobaleno, Tito Ammirati, che inviterei velocemente qua a dirci come vanno le cose. Cosa c'hai in mano? Ho in mano un prototipo di quello che presenteremo e collocheremo davanti al cinema, e sarà la panchina di Arcobaleno per Cinema Ambiente. È una panchina realizzata da un laboratorio di migranti che fanno fatica a integrarsi, quindi per cercare di, in attesa di trovare un'occupazione, abbiamo sostenuto questo piccolo laboratorio. Noi siamo nati in seno al gruppo Abele, quindi il valore dell'accoglienza insieme alla legalità, alla ricerca di un'autonomia, sono un po' i principi che ci hanno ispirato. Grazie a Cinema Ambiente noi, dopo 10 anni dalla prima uscita in sala, Fratelli Marx di Gaetano Arenda, torniamo presentando questo film perché crediamo che possa raccontare la rivoluzione culturale che l'esperienza della raccolta carta a Torino, prima in Italia, nata nel 1995, ha generato in questi anni. Quelli che nel 95 venivano considerate persone delle quali non fidarsi troppo, persone che provenivano da percorsi di tossicodipendenza ed altro, sono negli anni diventati custodi e hanno, come dire, sono proprietari, perché hanno le chiavi delle case di tutti i nostri cittadini. Quindi, da che si credeva fosse impossibile poter reintegrare queste persone, a che oggi ci accorgiamo che invece queste persone sono riconosciute come un valore e che hanno creato una propria autonomia. Sarà un'occasione interessante per provare a dibattere su quello che sono le prospettive del mondo della cooperazione sociale all'interno dei servizi ambientali. Grazie a Cinema Ambiente. Grazie. Questa la regala a te, te la metto là, te la partita. Grazie. Ecco, ci ha raggiunto con sveltezza l'assessore all'ambiente della città di Torino, Alberto Unia, a cui do la parola. Grazie mille, buona giornata e mi scuso innanzitutto per il ritardo che, come ben sapete, non è una mia abitudine, c'è stata una piccola incomprensione. Sono contento perché anche quest'anno si riesce finalmente a partire con Cinema Ambiente. Come sapete, questa è una delle manifestazioni, credo, a cui la città tiene di più, perché è una città con forte vocazione ambientale, perché abbiamo visto che ormai è questione di tutti i giorni. Prima si parlava di cambiamenti climatici, adesso li vediamo nel quotidiano. Quindi questo è proprio il momento per parlare di tematiche ambientali, per finalmente affrontarle, come stiamo cercando di fare come amministrazione. Porto anche i saluti della sindaca, ovviamente, ma anche come regione, con l'assessore Marnati ci confrontiamo sovente sulle tematiche. Devo dire che anche lui, posso dire che è abbastanza innovativo, quindi cerca di affrontare le tematiche ambientali nel modo corretto. E per questo nasce una forte sinergia anche sul territorio, che è fondamentale, ma soprattutto mi volevo soffermare su quello di cui si parlava prima, che forse la mia prima passione, fra virgolette, è quello che mi ha animato di spirito ambientale, per rispetto per l'ambiente, proprio la questione legata all'esperienza del non nucleare degli anni 70. Metà degli anni 70 c'era veramente questo forte movimento, che credo che sia stato veramente il primo forte movimento ambientalista, che ha dato una bella svolta di coscienza e ha risvegliato le coscienze di tutti, fra cui anche quella del sottoscritto, per cui mi fa molto piacere che quest'anno la tematica sia trattata in maniera particolarmente approfondita. Devo ringraziare il Museo del Cinema, Domenico Di Gaetano, ma soprattutto
tutti quanti gli organizzatori, Gaetano Capizzi che ci crede da veramente una vita, ormai 26 anni, no? Giusto se non sbaglio, questo è il 27esimo, 23. Ah, mi sembrava, sì, difatti, ricordarmi 26 anni fa. E quindi vi ringrazio veramente tanto, perché al di là come dico sempre, le amministrazioni cambiano, ma le buone pratiche devono rimanere, perché credo che il cinema sia sempre un sistema di comunicazione che arriva direttamente alla pancia delle persone, per cui un sistema di comunicazione molto molto importante. Grazie mille e una buona edizione. Grazie all'assessore Unia e grazie alle istituzioni che veramente ci supportano, forse devo dire ci sopportano, perché io sono sempre lì un po' a rompere. Allora, qui avete una cartella stampa molto dettagliata, per cui non vi annoio insomma con le mie descrizioni. Se ci sono, prima di ringraziare tutto lo staff di Cinema Ambiente, perché qui ormai lo sapete che io vengo qua a parlare, ma dietro c'è una struttura di gente che lavora duramente, e quest'anno ancora di più del solito, no? Da Lia Fulci a Silvana Brunero, a tutti, Stefania Sandrone che si occupa dei junior, l'ufficio stampa nostro, oltre tutta la struttura del Museo del Cinema che ci appoggia, perché abbiamo una piccola struttura, diciamo, che segue il festival, ma poi c'è la grande struttura del Museo del Cinema con tutta la sua organizzazione che ci agevola nelle operazioni che facciamo, per cui vi ringrazio anticipatamente, ma vi ringrazierò poi alla fine quando vedremo i risultati. Fatto questi ringraziamenti e tu quelle degli sponsor che abbiamo fatto inizialmente, vi lascio la parola. Se c'è qualche domanda qui in sala o c'è qualche giornalista che ha scritto qualcosa sulla chat, possiamo vedere, siamo qua per rispondere. A voi la parola. Chi volesse parlare deve venire qua a parlare al microfono. Quant'è il budget? Diciamo che Cinemamente si è ridotto di un 30% in generale. Quest'anno faremo 4 giorni di proiezione invece che 6, e il budget che l'anno scorso era di 300.000 euro si è ridotto del 30% anche quello, no? Per cui abbiamo un'edizione quantitativamente, cioè dal punto di vista economico, di numero di giorni e di film, ridotta del 30%, ma qualitativamente molto alta, perché appunto tutta una serie di anteprime italiane di film che aspettavano, diciamo, Cinema Ambiente ci hanno aspettati da giugno fino adesso, per cui sono stati bloccati questi film in attesa di Cinema Ambiente, ci ha fatto insomma capire che un palcoscenico Cinema Ambiente ha ambito dai film, ad esempio il film The Troublemaker, no? Che sulla nascita di questo movimento Extinction Rebellion è di un regista che si chiama Sacha Snow, è un regista inglese. Lui qualche anno fa aveva presentato un film a Cinema Ambiente sulle tigri siberiane, con Cinema Ambiente il suo film ha fatto il giro del mondo dopo Cinema Ambiente per centinaia di festival, per cui stava aspettando l'edizione di quest'anno per Troublemaker, sperando che gli portassimo fortuna allo stesso modo. Per cui c'è stata una riduzione di budget, ma la qualità è sempre alta. C'è qualche altra domanda? Prego. Dunque, Marino Midena. Ciao, aprire e chiudere con film sui cambiamenti climatici è espressione della convinzione del Festival circa la priorità dell'agenda politica e delle azioni che dobbiamo attivare per la tutela ambientale? L'emergenza Covid trova spazio nel Festival? Trovate che ci sia una liaison con l'emergenza ambientale? Direi che le faccio tutte. Sì. Sono tutte belle dense. Quali sono i titoli italiani che meglio rappresentano la situazione nazionale? Il programma mi sembra molto bello, grazie. Vorrei sapere se ci sono film dedicati al tema dell'alimentazione. Come è noto, la produzione di cibo ha un grande impatto sull'emergenza climatica e la distruzione della biodiversità. Allora, se ho capito bene, Marino Midena, che scrive per La Nuova Ecologia, mi sembra, più altri giornali, chiede se secondo noi l'emergenza climatica ho capito bene, ci chiede se l'emergenza climatica per noi è fondamentale.
Ma noi è da anni, oltre che chiudere il festival con un film sul cambiamento climatico, è la politica di CinemaMente di aprire il festival con un film sui cambiamenti climatici. La prima giornata di CinemaMente sarà dedicata ai cambiamenti climatici. Avremo Luca Mercalli che viene a fare l'annuale conferenza, il punto di Luca Mercalli, che ci descrive la situazione climatica da un cinema ambiente all'altro, per cui lui ha tutti i dati di quello che è successo da giugno del 2019 adesso. Tra l'altro sono dati quest'anno abbastanza interessanti perché includono l'effetto ambientale del Covid, no? Come questo Covid, il lockdown e tutto quanto ha inciso poi sui dati di inquinamento, no? E come la ripresa, e questo è ancora più interessante, del post-Covid sta incidendo sui parametri, no? Per cui noi ribadiamo che i cambiamenti climatici sono il risultato di tutta una serie di problemi che vanno poi a convergere in questo grandissimo problema, è un'emergenza, e riteniamo appunto di sì, ovviamente, Marino Midena lo sa benissimo. Quali sono i film italiani che meglio rappresentano i problemi italiani? Questo, diciamo, è un capitolo. Non c'è un circuito, non c'è un mercato, per cui non c'è una grande industria. Allora paghiamo un po' di ritardo rispetto anche solo alla Francia, se non agli Stati Uniti o addirittura all'Olanda o alla Svizzera, che sono due nazioni che hanno una grande presenza cinema ambiente perché hanno una grande produzione di film a tematica ambientale. Quest'anno avremo una piccola selezione di film italiani, ma l'Italia sarà ben rappresentata dal concorso Cinema Ambiente Junior. Abbiamo ricevuto centinaia di film a tematica ambientale realizzati dai ragazzini, questo è il cui tema è l'ambiente. Abbiamo lasciato un tema libero proprio per cercare di capire cosa significa la parola ambiente per un ragazzo di Taranto piuttosto che per un ragazzo di Milano o del Trentino. Avremo questo concorso e avremo la premiazione delle tre classi vincitrici del concorso Cinema Ambiente Junior. L'unica premiazione che faremo quest'anno è quello dei ragazzi. Le classi già si stanno organizzando con insegnanti, sindaci del paese a venire a Torino a ritirare l'attestato di partecipazione. Siamo contenti perché sono molto entusiasti, per cui il quadro della situazione ambientale italiana la si può vedere più nei film realizzati dalle scuole perché sono diffuse un po' su tutto il territorio nazionale. Queste erano le domande. C'era qualcosa? Sull'alimentazione, che è un altro dei grandi temi che affrontiamo sempre, abbiamo dei film, abbiamo anzi una collaborazione con Slow Food, no? Con Slow Food presenteremo un film su Mersey, su una situazione sudamericana, perché stiamo collaborando insieme al Museo del Cinema, Cinema Ambiente e Slow Food per un progetto europeo che si chiama Cine, no? che vede proprio la diffusione di questo tipo di film. Ad esempio Kiss the Ground, il film di cui parlavo prima, è un film sull'agricoltura rigenerativa che presenteremo, insomma. Questo, quello è vero che i film sul tema dell'alimentazione sono importanti perché riflettono poi un sacco di temi ambientali, dall'uso dell'acqua, dall'impatto idrico, all'uso della chimica, eccetera. È uno dei grandi temi che affrontiamo costantemente. In cartella stampa, che è presente anche in PDF online, può essere scaricato, ci sono tutti i dettagli di questi film. Bene. Beh, vi vedo. Chi è Paolo? Non si riconosce più. Allora, solo due domande. Una è una precisazione. Paolo Morelli, Corriere della Sera. Due domande. Allora, la prima era una precisazione sul budget, visto che c'è stato questo taglio, che immagino sia fisiologico. Volevo sapere se è dovuto a una contrazione dei contributi pubblici o del Museo del Cinema o anche una riduzione degli sponsor. Questa è la prima domanda. Seconda domanda invece, come saranno gestiti gli accessi in sala, se bisognerà prenotare, se ci sarà un biglietto, perché mi ricordo che il Cinema Ambiente comunque l'ingresso gratuito, quindi come verrà gestito questo? Grazie.
Grazie Paolo, rispondo io, Domenico. Allora, il taglio c'è stato anche da parte degli sponsor, cioè questa situazione crisi economica ha colpito tutte le aziende, non pesantemente, ne parlavamo anche giusto con il nostro amico l'altro giorno, e allora io voglio ringraziare ancora le aziende che ci sostengono, perché nonostante la grande crisi che stanno affrontando, hanno voluto trovare le risorse per sostenere il festival, riducendo in proporzione le sponsorizzazioni, ma anche i contributi del Museo del Cinema, che quest'anno ha subito la chiusura della mole, per cui è riuscito a tenere in piedi un budget in modo brillante, nonostante una situazione molto pesante, per cui abbiamo rimodulato tutto, e ringraziamo il fatto che siamo riusciti a fare questo festival, perché non era scontato che riuscissimo a farlo, come gli altri festival tra l'altro, no? Per cui ci siamo tutti quanti adattati e abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse per fare un'edizione con meno disponibilità economica, che ritorneranno puntualmente l'anno prossimo, avremo un budget aumentato rispetto al passato, vero? Il direttore annuisce, per cui scrivete pure, prendete l'appunto, il direttore annuisce. Gli ingressi in sala saranno su prenotazione, saranno sempre liberi, free, non a pagamento, su prenotazione, per cui bisogna andare sul sito di Cinema Ambiente, dove c'è il programma di film, cliccare sul film che interessa e prenotare il posto. Si possono prenotare al massimo 2 posti, lasciando il nome e il cognome per il tracciamento poi del Covid, mentre le prenotazioni per le proiezioni online, streaming, anche lì su prenotazioni sono 1000 posti disponibili per ogni film online, bisogna sempre andare sul sito di Cinema Ambiente, cliccare sul titolo del film e andare sul sito di My Movies a prenotare il posto, scegliendo la fila, in tutti e due i casi si può scegliere la sedia dove ci si vuole sedere, ok? Grazie. Bene. Nessuno si è addormentato nonostante le chaise longue, per cui siamo, grazie dell'attenzione, ci vediamo. Ciao.